Ma immaginate i migliori amici, che poi tra l'altro lei, la migliore amica, non aveva visto il corpo, aveva visto la macchina, si era illuminata. L'abbiamo trovata! È corsa, gli altri che l'hanno ferma. No, vabbè. Io credo che scene di questo tipo non te le dimentichi mai, anche se sono passati 34 anni, io credo che loro non se lo dimenticheranno mai. Buonasera ragazzoni, buonasera, come state? Spero che stiate tutti bene e che la stagione non sia troppo infame con voi quanto lo è con me, poiché io sto cominciando a soffrire. Oggi io vi porto il caso mega super stranoto che sicuramente molti di voi già conoscono. È un giallo, un cold case, un caso che è rimasto irrisolto tuttora. Di Lidia Macchi e l'omicidio di Lidia Macchi, che veramente rimane avvolto nel mistero, anche se io sinceramente un'idea un po' me la sono fatta, ma ne parliamo insieme giustamente. Allora, questo è un caso effettivamente di molti anni fa, nel senso che sono passati ormai 34 anni, si consuma infatti il 5 gennaio del 1987 questo delitto a Varese. Nel Varesotto, insomma. E tuttora è un caso irrisolto, ma ci sono stati degli sviluppi recenti, anche se erano passati 30 anni dal delitto, c'è stato l'unico processo in realtà che c'è stato per la morte di Lidia è iniziato nel 2018. No, scusate, nel 2016, perdonatemi, nel 2016 si è conclusa tutta la vicenda giudiziaria nel 2021, cioè quest'anno a gennaio, con l'assoluzione dell'imputato. Poi adesso vedremo anche tutta la storia. Quindi comunque non c'è una risoluzione a questo caso, cioè c'era un povero cristiano, no, che è stato messo in prima pagina come mostro, indagato, 50.000 processi, cose e tutto il resto, ma alla fine era innocente, quindi nulla di fatto. Però, secondo me, hanno dimenticato un sospettato che hanno un po' tralasciato e, a mio parere, sarebbe duopo, come ci piace dire, riesumare in qualche modo questa indagine e cercare di capire se quel soggetto effettivamente aveva a che farci, ma vi parlerò comunque di tutto. Adesso non vi faccio spoiler, nomi, cose, perché arriveremo a parlarne pian pianino. Comunque, sì, come vedete, lei aveva effettivamente un bello stile. Poi, in realtà, non ho trovato molte informazioni su Lidia. Come persona, come personalità, come psicologia, come tipo di rapporti, perché effettivamente era molto riservata lei, era molto riservata anche la sua famiglia, quindi non ne hanno parlato, diciamo così, approfonditamente. Però quello che vi posso dire di Lidia è che nell'87, quando si è consumato il delitto, lei aveva 21 anni, è una ragazza di Varese, una studentessa del secondo anno di giurisprudenza. Lei frequentava l'università a Milano, ma vivendo a Varese, ovviamente faceva da pendolare ogni giorno per andare a seguire i corsi da Varese a Milano. Il sogno di Lidia era diventare un magistrato. Tra l'altro, ironia della sorte, lei che amava così tanto la giustizia è stata poi una vittima di ingiustizia, poiché lei appunto giustizia ancora non l'ha avuta. E dico ancora perché mi auguro che comunque questi casi vengano anche riaperti in vista di nuove tecnologie, nuove possibilità di poter anche indagare casi vecchi. Quindi, come abbiamo visto con Nadacella, chissà che magari non si possa avere una svolta anche su questo. Devo dire, non ho trovato documentari o ricostruzioni complete di questo caso, quindi come al solito oggi ho fatto il lavoro del puzzle, ovvero andare a recuperare ogni frammento di informazione e creare una tesina poi su tutto quello che trovavo. Il documentario che c'è è su Sky, ma ho scoperto che Sky non è come Netflix, non è come Prime.
Ma tu fai l'abbonamento, paghi anche sonoramente questo abbonamento, ma poi le cose le vedi quando te lo dice lui. E quindi oggi volevo vedere il documentario che avevano fatto su Lidia Macchi, ma è disponibile solo giovedì alle ore 15:30, quindi vaffanculo. Grazie. Ma non ho capito che problema hanno con l'on demand, devo andarmi a me l'appuntamento. Sky Now no! Non lo è, cioè almeno o sono io che sono tonta e anche Albe perché ci siamo messi in due a cercare di capire sta cosa, o pare che effettivamente anche lì tu debba aspettare l'appuntamento per vedere quel contenuto. Allora, vi dicevo, lei è una ragazza tra l'altro molto religiosa, è attivissima nel suo gruppo scout, ovviamente legato alla chiesa, legato in realtà a Comunione e Liberazione. I suoi genitori fanno parte di Comunione e Liberazione, sono molto attivi e anche lei lo è. È una amante, insomma, anche di fare del bene, è una grande religiosa, proprio credente, fa volontariato, è una ragazza matura, molto quadrata, e come sapete molte persone che fanno parte di questi ambienti tengono in particolare ad una virtù che sicuramente voi sapete. Qual è la virtù? CL, sì, stiamo parlando di CL. Qua CL effettivamente c'entra molto, perché Lidia ha tutta la sua vita sociale, tutta la sua vita in generale la dedicava, tutto il suo tempo libero lo dedicava a CL. Aveva le sue amicizie lì all'interno. Bravissimi! No, non è la rosetta, è la verginità. La verginità. Infatti la nostra Lidia era particolarmente casta e pura. Lei teneva tantissimo alla sua verginità. Lei si sarebbe concessa soltanto dopo aver convogliato le navi. È bello che ci provo a parlare in modo forbito, ma vedi, fosse un video avrei tagliato, però ho detto convolato a nozze, sicurissima di me. Ma siamo in live e non posso fare questa cosa, quindi vedete tutto. Bene, così, perfetto. Ma noi ormai il disagio ci siamo a nostro agio, giusto? Bene. Quindi, convolato, grazie, meno male che ci siete voi. Allora, adesso... Editore di YouTube, tagliate così che YouTube sembra che io sappia le parole. Allora, non avrebbe concesso il suo fiore virgineo prima di aver convolato a nozze con l'uomo della sua vita. Ah, che bello. Va bene, scusate, ci tenevo. Comunque... lei viene descritta come una fanciulla intelligente, solare, anche sportiva, molto attiva, comunque faceva volontariato, faceva anche frequentava l'oratorio e aveva un credo religioso davvero sincero e profondo, cioè era una che lo faceva davvero, cioè non era, come dire, una che aveva dei dubbi. Lei ci credeva proprio tantissimo in quello che faceva, nel suo gruppo scout, nell'associazione. Ma che cosa succede? Il 5 gennaio del 1987, scusatemi, Lidia Macchi sparisce. Lei era rientrata da poco, il giorno stesso, da un ritiro spirituale che aveva fatto appunto con il suo gruppo scout ad Assisi, che era durato 4 giorni. Era stata via dall'1 al 5, mi pare, di gennaio, dall'1 al 4. I ciellini, si li chiamano i ciellini. Di che religione era? Era religione cattolica CL, Comunione e Liberazione. Io adesso non mi voglio esprimere più di tanto, perché come sempre ci sono le mele marce, ci sono le persone che fanno cose buone. Io ho conosciuto entrambi, cioè ho conosciuto dei CL che erano ammanicatissimi, mafiosetti e cose del genere, e ho conosciuto dei CL che hanno fatto delle opere di bene che, se non le avessero fatte loro, quelle persone sarebbero perdute in questo momento. Quindi io mi ritengo neutra su questo argomento, poiché effettivamente dipende sempre, sono una setta, io non lo so, dipende credo dai singoli, dal tipo di associazione del paese in questione. I cellini hanno fatto anche cose buone, effettivamente sì. Ora non sono molto informata sull'argomento,
perché non conosco l'associazione Comunione e Liberazione, conosco i pregiudizi, conosco quelli che sono i miei giudizi avendoci avuto a che fare. I miei giudizi sono neutri, completamente neutri, perché ho visto la merda e ho visto il top dell'umanità e della beneficenza. Quindi io ho raggiunto un quorum di neutralità, per cui vi confronterete poi voi in chat a seconda delle vostre idee a riguardo. Comunque sia, lei tra l'altro era anche la prima volta che trascorreva le vacanze di Natale, vabbè adesso queste erano post natalizie, diciamo i primi di gennaio, lontano dalla sua famiglia, perché appunto aveva sempre passato queste vacanze con la famiglia. Anche la famiglia era andata in vacanza in montagna e tornavano anche loro quel giorno. Lidia aveva un'amica. In realtà Lidia aveva molti amici proprio perché era una persona molto amabile. E Lidia aveva questa amica Paola che aveva avuto un incidente in auto ed era ricoverata in ospedale, all'ospedale di Cittiglio. E la voleva andare a trovare, infatti quel giorno ha cercato anche di vedere se era possibile prendere il treno proprio perché i suoi genitori erano ancora in vacanza, ma i genitori anticiperanno il loro ritorno dalle vacanze, arriveranno appena in tempo in modo tale che lei potesse chiedere in prestito la Panda al padre. Questa è una specifica che sembra inutile, ma non lo è, proprio per farvi capire che questo suo allontanamento da casa non era dovuto a un piano secondario, ma era davvero intenzionata ad andare semplicemente in ospedale a trovare la sua amica. Questo per farvi capire che aveva cercato anche i mezzi pubblici e alla fine chiede la Panda, ma poi ci arriviamo e capirete perché mi sono soffermata. Comunque sia, quella sera quindi Lidia chiede la Panda. Scusate, io ho questo problema con Lidia e Livia che ogni volta mi confondo, e quindi spesso mi capiterà di dire, perdonatemi in anticipo, mi capiterà di sbagliare e dire Livia anziché Lidia. Quindi perdonatemi tantissimo, è la canzone dello Stato Sociale che mi ha confuso. Non so se conoscete Ladro di Cuori col Bruco, ma c'è lui che continua a dire Livia, Lidia, Livia, Livia, e niente, da lì mi si è rotto il cervello e continuo a fare confusione. Comunque sia, Lidia chiede la Panda a suo padre, sono le 19, suo padre le concede le chiavi della Panda e le dà anche 10.000 lire per fare benzina. Lei deve andare poco distante, in realtà è appunto Cittiglio, che è lì vicino a Varese, e esce di casa salutando suo padre dicendo guarda, torno per cena papà, fai le 20, 20 e 30, sono a casa. Perfetto, quindi la famiglia si organizza per aspettarla per cena. Lidia quindi esce di casa, va all'ospedale e rimane con la sua amica Paola più o meno per una mezz'oretta. Verso le 20:10, 20:15, Lidia saluta Paola in tutta fretta perché dice cavoli, si è fatto tardi, devo essere a casa per cena. Ormai sono le 20:15, le aveva detto alle 20:30, quindi tutto normale. Esce dall'ospedale un po' di fretta e poi non tornerà mai più a casa. Lidia scompare. Chiaramente la famiglia la stava aspettando. Quando diventano le 21, cominciano a chiamare tutti gli ospedali, chiamare gli amici, vedere se qualcuno l'ha vista. Nessuno sa niente. Lidia scomparsa nel nulla. Quindi ovviamente si attrezzano poi per fare una denuncia di scomparsa. Bene, andiamo avanti. Nel momento in cui è stata fatta questa denuncia, chiaramente vengono fuori testimonianze, persone che hanno visto cose. Allora, c'è una signora che era affacciata a una finestra dell'ospedale, poiché appunto stava aspettando, era ricoverata e stava, come dire, era in dimissione, e stava aspettando che il marito l'andasse a prendere. E quindi guardava fuori dalla finestra e vedeva il parcheggio dove aveva appunto parcheggiato la Panda, la nostra Lidia. E lei ha visto un'auto di grossa cilindrata bianca avvicinarsi alla Fiat Panda di Lidia. Quindi a questo punto c'è da chiedersi chi guidava questa auto bianca. Ok, prendete questa informazione e mettetela lì perché tornerà molti anni dopo. Perché questa storia è veramente assurda.
Bene, succederà un'altra cosa strana, perché Lidia non guiderà la sua macchina in direzione di Varese per tornare a casa sua, ma chi l'ha vista allontanarsi dal parcheggio l'ha vista prendere una direzione completamente opposta. E questa cosa effettivamente è stranissima. Quindi deve essere successo qualcosa in quel parcheggio dell'ospedale, poiché lei era del tutto intenzionata a tornare a casa per cena. Oppure aveva un appuntamento, ma non ha senso, se aveva un appuntamento e non lo ha detto ed era tutto organizzato, avrebbe inventato una scusa con i suoi genitori dicendo che sarebbe poi tornata più tardi. Che senso aveva andare veramente in ospedale dove aveva detto di andare, dire che sarebbe tornata a casa alle 20 o 20 e 30 e poi in realtà dare un appuntamento a qualcuno? Perché c'è stata l'ipotesi anche che lei fosse d'accordo, no, con questa persona di allontanarsi insieme. Secondo me no, secondo me lei è stata in quel parcheggio, è stata in qualche modo minacciata, aggredita, ha dovuto obbedire al suo rapitore. Perché comunque quello che succederà è che Lidia sparisce, non ce n'è traccia, per tutta la notte non la trovano. Il giorno dopo alla porta della famiglia Macchi si presentano un centinaio di scout, tutti amici di Lidia ovviamente, che facevano parte dell'associazione scout di cui faceva parte anche lei. E sono tutti attrezzati con lo zainetto, con le torce e con le cartine geografiche, pronti a cercare la loro amica. E vi dico la verità, questa scena qua mi ha effettivamente commossa. Cioè, vedere uno stuolo immenso di amici disposti e organizzati tutti quanti a fare le ricerche. Cioè, altro che cani mole coccani, nel senso anche cani mole coccani, però bello, bello così. Comunque sia, saranno addirittura i tre amici più intimi di Lidia, i suoi migliori amici, quelli che passavano più tempo insieme a lei, ovvero Roberto, Teresa e Maria Pia, a trovare qualcosa il 7 gennaio, quindi sono passati 2 giorni dalla scomparsa di Lidia da quella notte. E a circa 300 metri dall'ospedale, tra le radure di Saspini, si chiama così la località, Saspini, poi io spero di averlo detto bene, comunque è lì nel Varesotto, poco distante, e lì troveranno la panda di Lidia. L'amica del cuore di Lidia quindi fa percorrere verso la panda per vedere insomma se c'è Lidia da qualche parte, ma verrà fermata dagli altri amici che hanno già visto quello che voi qui vedete in blur, però è il corpo della loro amica poco distante dalla panda, ormai senza vita. E quindi insomma non si avvicinano, chiamano chiaramente le forze dell'ordine e cominciano ad analizzare la scena del crimine, che è veramente misteriosissima, poiché la prima cosa che notano è che non c'è un granché di sangue, nonostante il corpo sia martoriato da coltellate, ben 29 coltellate. Ma adesso vediamo. Non immagino, ma immaginate i migliori amici, che poi tra l'altro lei, la migliore amica, non aveva visto il corpo, aveva visto la macchina, si era illuminata. L'abbiamo trovata! È corsa agli altri che l'hanno fermata. No, vabbè. Io credo che scene di questo tipo non te le dimentichi mai, anche se sono passati 34 anni, io credo che loro non se lo dimenticheranno mai. 29 come per Simonetta, esatto, sempre 29 coltellate, a quanto pare è un numero che... Ho visto che anche 17 piace molto, sembra una coincidenza un po', come dire, scaramantica, però effettivamente questo numero ritorna. Sempre numeri dispari, vero? Vero, vero. Comunque, il corpo di Lidia è vestito, riverso a pancia in giù, con i pugni stretti al petto e ricoperta malamente da un cartone di una cameretta per bambini, un cartone di quelli da imballaggio, no?
ed era appunto il suo corpo martoriato da queste 29 piccole coltellate in realtà, cioè non erano grosse ferite. E infatti dall'autopsia emergerà che queste 29 coltellate sono state inferte con un pugnale di piccole dimensioni. Adesso si parla di pugnare, cosa significa martoriato? Significa colpito tante volte, distrutto in qualche modo, martoriato nel senso che hanno agito con crudeltà su un corpo. Tipo coltellino svizzero, sì. Cioè, ovviamente loro parlano di pugnale dove sarebbe avvenuto il rapimento. È avvenuto tra il parcheggio dell'ospedale dove appunto lei scompare e il luogo del ritrovamento del corpo, che tra l'altro è a 300 metri, quindi deve essere successo qualcosa. Sicuramente, a mio parere, nel parcheggio dell'ospedale lei è stata avvicinata al rapitore. A mio parere, poi non abbiamo la certezza, no? Comunque, un'altra cosa che emerge dall'autopsia, e qua rimangono tutti shock, Lidia prima di morire ha avuto il suo primo rapporto sessuale. E quindi, considerata la cura che lei ci metteva nel preservare la sua verginità, quanto ci tenesse alla castità, immediatamente pensi allo stupro. Subito, first reaction, shock, esatto. Infatti gli inquirenti subito vanno a cercare ovviamente violentatori, molestatori sessuali, stupratori. Il problema è che è una notizia che non è trapelata molto, un po' perché all'epoca l'onore, insomma anche il padre ci teneva moltissimo alla pista dello stupro. Cioè la famiglia ha sempre portato avanti l'ipotesi che lei sia stata uccisa poiché si è difesa da uno stupro. Ed è la cosa che hanno sempre voluto che si dicesse. E infatti questa informazione che vi sto per dire è passata, ma è passata un po' in sordina. Ma noi, visto che siamo qui ad onor di scienza, ve la dico, non sono state trovate tracce di violenza sessuale, quindi è probabile che lei sia stata inerme. Ora, questo non significa che lei è stata consenziente, ma sicuramente non è morta perché si è difesa, come dice suo padre. Però ovviamente queste sono minuzie, quando davanti alla disperazione di una famiglia non importa, ma importa a livello investigativo, no? Quindi magari è stata drogata, però dalle tossicologiche non è emerso. Magari è stata tramortita o minacciata, tipo guarda che se non stai ferma uccidiamo tutta la tua famiglia, oppure un'arma puntata alla gola o da qualche parte, o ogni pugnalata era data appunto perché lei in qualche modo si agitava, però non aveva segni di difesa, non aveva segni sulle mani, sulle braccia. Quindi un'altra ipotesi che poi è passata in sordina è quella che lei in realtà avesse incontrato qualcuno con cui ha avuto un rapporto consenziente, ma ripeto, questa è una teoria che non è stata granché sponsorizzata proprio perché non era non stava bene, ecco, e che poi questo qui alla fine della consumazione del rapporto ha deciso di uccidere, tipo mantide, oppure hanno avuto un... insomma, c'è stata anche l'ipotesi del consenso. Quindi non siamo certi che sia stato uno stupro la ragione del delitto, ma possiamo supporlo, sicuramente possiamo supporlo. Comunque la causa ufficiale della morte è anemia acuta unita a un'asfissia acuta, quindi lei è stata sì pugnalata ma è stata anche strangolata in qualche modo. Il medico legale dell'epoca, che fece l'autopsia sul corpo, sostenne che Lidia non era stata uccisa in quel punto dove l'avevano trovata, perché, e cito testualmente, considerato il limitato quantitativo di sangue rinvenuto all'interno della panda e sul terreno circostante, non è possibile che lei sia stata uccisa sulla scena del crimine. Quindi, secondo il primo medico legale, lei è stata prima uccisa da qualche parte e poi trasportata lì. Però, e qui io rimango
Così, poiché appunto non ho visto scena del crimine, non ho visto foto, non ho visto niente, quindi non posso esprimermi. Però vi dico che nel 2018 la dottoressa Cristina Cattaneo ha invece sostenuto esattamente l'opposto, cioè che lei fosse in realtà stata uccisa sul posto e che la poca consistenza di sangue sia spiegabile con, e cito testualmente, i colpi più aggressivi sono stati sferrati all'esterno, mentre sull'automobile Lidia sarebbe stata attinta da sole due coltellate, una alla mano e una al gluteo, compatibili con la macchia sul sedile e con la strisciata sulla portiera. Quindi, secondo la ricostruzione della Cattaneo, lei sarebbe stata prima accoltellata due volte con questo piccolo pugnale, coltellino svizzero magari, alla mano e al gluteo sulla macchina, poi trascinata fuori, dopodiché allora lì colpita più e più volte, poi sappiamo il terreno magari assorbito, quindi per quello. Io vi do entrambe le visioni, perché poi tante volte anche quando ci sono delle consulenze tecniche i periti, sapete che tante volte poi si contraddicono, la scienza, noi abbiamo la pretesa che la scienza sia oggettiva, ma tante volte la scienza è un'interpretazione. Quindi un'interpretazione dei dati, e l'interpretazione dei dati ovviamente non può essere oggettiva, dato che è un'interpretazione. Quindi c'è qualche traccia spermatica o semplicemente non era più vergine? Questo non te lo so dire, perché nel dettaglio non ho trovato nelle fonti il dettaglio di questo. Però lei comunque aveva avuto un rapporto. Immagino avessero... avessero analizzato in qualche modo, sì, quello, visto che sapevano che era vergine, però, credo che si capisca con chi, non lo so, questo non lo so, credo che sia un kit per cui si capisca anche senza la presenza di tracce spermatiche, credo, ma non ne sono certa, quindi non vi fidate troppo di questa mia interpretazione. Comunque sia, loro sapevano che lei aveva avuto un rapporto, questo ci basta. Allora, alcuni testimoni, tra l'altro, hanno visto qualcosa quella sera, perché inizialmente, chiaramente, avendo lei avuto un rapporto quella sera, gli investigatori immediatamente pensano, ok, stupro, violenza sessuale, è stato un balordo, un maniaco. Quindi pensano che magari Lidia abbia dato confidenza a qualcuno, abbia dato un passaggio a qualcuno, ha fatto salire qualcuno sulla sua macchina che poi l'ha aggredita quando lei non se l'aspettava. Ci sono, infatti, a sostegno di questa pista, dei testimoni che riferiscono la presenza di una persona sospetta che quello stesso giorno si aggirava nel parcheggio dell'ospedale e aveva comportamenti inquietanti, ovvero si aggrappava ai finestrini delle auto e gridava, no, contro una ragazza in particolare. Hanno visto questa scena a spese di una ragazza. Il problema è che sì, magari ci sono bagordi o persone che hanno un qualche disturbo mentale, che magari questo era uno che vagava lì in quel momento, però questa pista non convince molto negli inquirenti, nella famiglia, la pista del tizio intendo, il tizio molesto. La famiglia in particolare è convintissima che Lidia non avrebbe mai fatto salire qualcuno che non conosceva bene sulla sua auto, ed effettivamente, considerato la personalità di Lidia, tendo a crederci anch'io, cioè difficile che lei avesse fatto salire uno sconosciuto, ma magari un conosciuto sì. Comunque, quello che faranno quindi è indagare sulle conoscenze e sull'ambiente che frequentava Lidia, ovvero l'ambiente religioso, gli scout, Comunione Liberazione, i sacerdoti che lei frequentava, e voi sapete che quando cominciano a guardare al clero, ai ai ai, che brucia il culo. Era l'epoca dei passaggi? Sì, raga. Negli anni, vabbè, ancora nei primi anni 90 c'erano tanti autostoppisti ancora in giro per strada. È un conosciuto, secondo me. Anche secondo me è stato un conosciuto. Anche secondo me. Un conosciuto o un semi-conosciuto? Oddio, bisognerebbe capire che tipo di conoscenza lei potesse avere con determinate persone.
Io un'idea me la sono fatta di chi può essere stato. Adesso capirete anche quando vi racconto, quando arriveremo a questo sospettato, e capirete anche perché mi sono fatta questa idea. E poi ci confronteremo su ciò. Deve per forza essere qualcuno di cui si fidava. Attenzione però, se qualcuno si è davvero affiancato alla macchina come la testimone ha visto nel parcheggio. Immaginate. Imagination. Le si affianca con la macchina, abbassa il finestrino, le punta un'arma e le dice: adesso mi fai salire in macchina. Oppure adesso mi segui. O ti ammazzo te, la famiglia e tutto il resto. Cioè, non è sempre una persona che conosci e allora la fai salire per quello. Potrebbe essere anche una persona che non conosci e la fai salire perché ti sta minacciando. Magari può aver pensato: se lo lascio fare, magari poi mi lascia stare. Esatto, esatto, esatto. Come vi dicevo, cominciano a scandagliare un pochino i mondi di Lidia, la vita di Lidia, quello che lei faceva nel tempo libero, le persone che frequentava, cioè gli scout, CL e i sacerdoti. Si concentrano in particolare su un sacerdote, tale Don Antonio, che era il sacerdote guida spirituale del gruppo scout di Lidia, quindi sicuramente lui con lei aveva anche un rapporto in qualche modo privilegiato. Allora, questo prete lo hanno chiamato il prete biondo e non trovavo nessuna foto di questa persona. E ero disperata perché non trovavo assolutamente nemmeno una foto e quindi siccome lo chiamavano il prete biondo, io sono andata di fantasia e secondo me era più o meno così. Secondo me lui era così. Ora capite la mia storia su Instagram, dai che lo capite. L'avete capito adesso, l'avete capito, vedete che non vi prendo in giro, vi dico la verità io, ecco. Ricky Martin? Sembra Ricky Martin, dice Anna, comunque non credo che sia Ricky Martin, l'ha detto anche Show Chain Said, no vabbè, palesemente Don Matteo, sì, bellissimo, comunque mi piace molto la posizione Magnum, molto Zoolander. Bello. Poi mi sono venuti in aiuto il mio staff e praticamente mi hanno fornito in realtà la vera immagine di Don Antonio. Alla fine abbiamo trovato Don Antonio, che è un po' diverso, non è proprio lui, però è bello, è biondo, è bello ed è sexy tanto quanto, no? Ecco, uguale. Ma no, ci siete rimasti male. Dai, povero Don Antonio! Rivogliamo quello chat! Dai! Beh, era aspettativa versus realtà. Ecco, questa era la mia aspettativa versus realtà. Comunque, il 17 giugno, il prete biondo viene convocato in pretura e trattenuto per un interrogatorio. Vengono puntate le luci in faccia sul povero Don Antonio. E perché puntano in particolare su di lui, addirittura a livello da fargli un interrogatorio da sospettato? Perché erano arrivate delle lettere anonime agli investigatori che accusavano Don Antonio dell'omicidio. Ovviamente, cioè le lettere anonime vengono prese in considerazione sempre quando gli gira. Cioè, sono anonime, allora no, quindi non valgono come cosa, sono anonime, non le consideriamo. Sono anonime, valgono, perché non abbiamo pista, non brulichiamo nel buio, brulichiamo nel buio, bellissimo. Brancoliamo, brulichiamo nel buio e quindi abbiamo bisogno di almeno un sospettato, per cui queste lettere anonime ci fanno comodo. Il prete appare la sera nel parcheggio dell'ospedale dove sta l'amica. Non sembra probabile, lei aveva anche fretta di tornare. Lei ha fretta di tornare? Non ho l'informazione di lui che appare nel parcheggio, sinceramente, questa non mi torna. Comunque, bruchiamo nel buio assolutamente, come ogni buon caprone farebbe. E gli fanno un interrogatorio. Inizialmente il prete dirà che, appunto, gli chiedono: dov'era lei la sera del 5 gennaio 1987? E lui risponde:
Lui risponde che si trovava in oratorio per preparare l'omelia in vista della messa per l'Epifania e dopo aver finito questo di essere andato a letto. 2 settimane dopo però rettifica la sua testimonianza. Ora, questa cosa della rettifica ha fatto sorgere un sacco di dubbi su di lui. Allora, erano passati 12 giorni. Una persona si può confondere una sera con l'altra, perché il verbale recita così, dice: dopo aver consultato l'agenda, si era avveduto che la sera del 5 gennaio non si trovava in oratorio, bensì era impegnato in una riunione religiosa in San Vittore insieme ad altri 3 sacerdoti e un laico. Un laico, i babbani, no? I babbani. Allora, quindi lui ha cambiato la sua testimonianza. Questa cosa ha ovviamente fatto... Io direi, cioè, una persona si è sbagliata, ha richiamato per correggere. Vabbè, ci può stare. Chiaro, adesso c'aveva i testimoni, quindi dall'altra parte effettivamente può essere un po' sospetto. Ma succede una cosa incredibile, ovvero la televisione riesce a una cosa incredibile per i tempi, oggi ormai succede quasi all'ordine del giorno, però la televisione è riuscita a intervenire in un'indagine ed è stato il nostro Enzo Tortora, il nostro caro, vittima di un errore giudiziario immenso, vittima in tutti i sensi anche della sua vita. Comunque, e ne riparleremo di Enzo Tortora, sicuramente ne riparleremo. Comunque, Enzo Tortora teneva una trasmissione in TV che si chiamava Giallo, era una trasmissione molto seguita, molto bella, e lui era il conduttore all'epoca e lanciò una sfida ai Varesotti, lanciò una sfida appunto anche agli investigatori, poiché appunto in Inghilterra in quei giorni era stata approvata una nuova metodologia di indagine, un nuovo tipo di esame, di test, in grado di risalire attraverso l'esame del sangue all'identità biologica di una persona, cioè diciamo i primi esordi di DNA, che poi non lo sappiamo che prima del 2000 non arriveranno mai ad avere una vera e propria scientificità a livello di analisi di DNA, però erano i primi passi, diciamo. In Inghilterra, qualche giorno prima, avevano risolto un caso di stupro facendo il test del DNA a tutti gli abitanti di un villaggio dove una ragazza era stata stuprata, e avevano trovato la corrispondenza, tac, avevano trovato il colpevole. Quindi sta cosa aveva fatto una grande risonanza. Per cui Enzo Tortora, durante la sua trasmissione, invita provocatoriamente i cittadini di Varese a sottoporsi al test, proprio perché sul corpo di Lidia c'erano tracce, no? Chiaramente aveva avuto un rapporto, quindi c'erano tracce. Era Bossetti, ovviamente era Bossetti. No, siamo sempre in Nord Italia, c'è sempre questa cosa delle persone che fanno la fila per fare il test del DNA come Bossetti, vengono effettivamente delle feels. Visto l'attitudine di Lidia, potrebbe essere stata convinta a cambiare piano all'improvviso una minaccia, ma con una richiesta di aiuto da un conoscente di un'emergenza magari? Sì. Ma mi viene da dire che in qualche modo sì, un'emergenza, ecco, proprio perché doveva essere un'emergenza e un'emergenza breve, perché lei se no avrebbe avvisato a casa, c'era una che avvisava sempre. La macchina bianca poteva essere anche il furgone, un minivan. Va bene, comunque, magia incredibile, dopo che Enzo Tortora lancia questa provocazione, chiaro che non è che lui dice fate il test e i cittadini di Varese chiamano l'Inghilterra e fanno il test, c'è un giudice che ovviamente deve intercedere, e il giudice acconsente a far sottoporre 3 persone, immagino 3 in qualche modo nella loro mente sospettati, una di queste 3 persone era chiaramente Don Antonio. Il test però non dà in realtà esiti né positivi né negativi. Si racconta, la maggior parte delle volte, ho visto nelle fonti, si racconta che il test scagiona Don Antonio. Allora, non è che il test scagiona Don Antonio, è che il test non dà esiti. Cioè non è un risultato che ha senso,
per portare avanti un'accusa o una soluzione. Quindi, non avendo né un sì né un no, e avendo su Don Antonio soltanto accuse di sentito dire, in qualche modo, non hanno abbastanza prove per trattenere Don Antonio, quindi lo scagionano. Il problema è che dopo 30 anni questi sospetti, insomma, terminano con Don Antonio, non hanno altri sospettati, brulicano nel buio, no? Brucano nel buio. E quindi per 30 anni questo caso rimane silente e rimane senza giustizia. Lidia, da chi è stata uccisa? Boh. E passano 30 anni, quindi facciamo un bel salto temporale a gamba tesa e arriviamo al 2013. Passati un bel po' di tempo, eh? Comunque nel 2013 c'è una svolta, poiché il caso passa dalla procura di Varese alla procura di Milano. Quindi tutte nuove persone che sono incentivate a riaprire questo caso proprio perché gli viene affidato da nuovo. Quindi tutti belli carichi dicono: dai, ci mettiamo noi d'impegno, è il 2013, abbiamo delle nuove tecnologie, mo sto caso va risolto. Oh, bene. Giusto qualche settimana, sì, infatti in French lo sappiamo, i tempi della giustizia. Chiaramente, ma anche perché è interessantissimo vedere come, per esempio, con Nadacella, come non solo l'avanzamento delle tecniche scientifiche, ma soprattutto, a mio parere, il cambiare la procura, cambiare investigatori, cambiare completamente le persone che curano il caso e che quindi dopo tanti anni non hanno più interesse a coprire qualcuno anziché qualcun altro, ed ecco che Anna Lucia Cecere ha avuto la luce. Nel caso Nadacella. E magari anche in questo caso ci si aspettava una cosa del genere, perché appunto nel 2013 ricominciano a indagare sul caso e vengono fuori i sospetti dalla procura di Milano, ricadono su un noto criminale che non so se avete già visto o se conoscete, ma è noto, cioè si potrebbe fare un Twitch crime soltanto su di lui. Oggi io vi parlerò di lui come una specie di crossover, no, in qualche modo, con il caso Lidia Macchi, quindi ve ne parlo brevemente, ma sarebbe interessante, probabilmente lo farò, fare proprio un Twitch crime dedicato a lui, poiché è veramente un soggettone. Lo avete riconosciuto? Lui si chiama Giuseppe Piccolomo ed è, all'epoca era un 64enne in bianchino. Tra l'altro un soggettone, perché quando nel 2013 cominciarono a guardare a lui, era uno che aveva dei precedenti mica da poco, e insomma. Perché appunto lui era stato condannato all'ergastolo per il delitto delle mani mozzate. Il delitto delle mani mozzate è un delitto veramente efferatissimo e macabro, poiché vittima è stata Carla Molinari, una signora anziana, una tipografa in pensione, che è stata aggredita in casa sua il 6 novembre del 2009, sempre in zona Varese. È stata trucidata all'interno di casa sua, ovviamente a scopo di rapina. Che c'è anche Zodiac. No, anche oggi ci sarà il crossover. Ci sarà il crossover. No, Zodiac era ieri. Però anche oggi c'è il crossover. Comunque, si scoprirà che ovviamente era stata trucidata a scopo di rapina. Ma la cosa che ha dato il nome, no, al delitto delle mani mozzate, e che è rimasto nella, insomma, ha impressionato, diciamo, tutti in quel periodo, era proprio che al corpo della povera signora erano state amputate le mani con un coltello da disosso. Quindi questo soggetto qua, che poi è stato ritenuto il colpevole con tutte prove e tutto quanto, ha fatto questa cosa. Ok, quindi insomma un soggetto che già non prometteva bene. Però è stato condannato all'ergastolo. Chiaramente questo omicidio è avvenuto nel 2009, quindi stiamo parlando di anni e anni dopo all'omicidio di Lidia Macchi, e quindi può essere chiaramente un sospettato, poiché all'epoca era in libertà. Ecco, c'è un altro dettaglio. La moglie, pensate che Piccolomo, no, si sia macchiato solo di questo.
No, in realtà è stato accusato anche per l'omicidio della moglie, Marisa Maldera. Marisa Maldera morirà la notte del 20 febbraio del 2003, bruciata viva nella sua Volvo, nella sua macchina, che prima è uscita fuori strada e poi ha preso fuoco in circostanze misteriose. Erano le 3 di notte di quella notte e Piccolomo era alla guida, sì, lui era alla guida dell'auto insieme alla moglie che era invece passeggero. E incredibilmente Piccolomo esce miracolosamente illeso da questo incidente. Per cui aspetta sera, perché mica è morta anche prima, figurati, ci arriviamo. Comunque l'ipotesi dell'accusa è che lui avesse provocato intenzionalmente l'incidente, quindi lui è andato a sbattere e poi successivamente magari la moglie è rimasta senza sensi o in qualche modo tramortita, non saprei, comunque ha approfittato per dare fuoco alla macchina e liberarsi poi successivamente della moglie. Perché questa ipotesi? Innanzitutto perché l'incidente è avvenuto in circostanze... Ti ricordi benissimo Rocky Joe, ecco, ti ricordi benissimo, adesso qui lo racconto in maniera molto molto stringata, però magari si può fare veramente un Twitch crime su di lui. Comunque l'incidente era avvenuto in circostanze davvero strane. E poi, guardando un po' meglio, il nostro Giacomo Piccolomo c'aveva buonissimi moventi per fare fuori la moglie. Da una parte c'era un'assicurazione sulla vita della moglie bella sostanziosa, e dall'altra lui aveva un amante ormai da tempo, aveva perso la testa, lui era innamoratissimo di una giovane lavapiatti che lavorava nel ristorante di famiglia, e quindi è molto probabile, almeno l'accusa ha pensato, che lui abbia in qualche modo trovato un escamotage per poter fuggire con l'amante e con i soldi dell'assicurazione sulla vita della moglie. E quale miglior modo se non simulare un incidente in cui lei muore, tu ti pigli i soldi e vai a vivere con la tua amante, chi si è visto si è visto. Piccolomo di nome di fatto, esatto, Focan, esatto. Comunque, per quanto riguarda l'omicidio Lidia Macchi, che prove abbiamo per puntare il dito contro Piccolomo? Allora, innanzitutto abbiamo la testimonianza delle figlie. Le figlie di Piccolomo non sono delle bimbe di papà, non sono innamorate del papà. Anzi, per niente, ne parlano malissimo, sembra che non lo sopportino effettivamente. Cazzo, cioè, se gli ha ucciso la madre, posso capire. E quindi una delle figlie dichiara che per minacciarla lui le avrebbe detto che le avrebbe fatto fare la fine di Lidia Macchi e di aver ammesso con lei di averla uccisa lui. Quindi lui davanti alle figlie, non solo questa, anche con quell'altra, spesso e volentieri citava Lidia Macchi, tirandosela in qualche modo, vantandosi di essere stato lui l'assassino e minacciando le sue figlie di fargli fare la stessa fine. Quindi, cioè, adesso io posso anche capire perché le figlie non avessero chissà quanta simpatia per questo soggetto. Io ho estrapolato, cioè ho trovato su internet un pezzettino di, penso, quarto grado, dove ci sono le figlie che parlano. Poi ovviamente ci sono tutti gli ospiti, cose, tutto il resto. Però vi faccio vedere vi faccio vedere giusto l'inizio, perché secondo me è molto interessante vedere come loro effettivamente si esprimono nei confronti del padre. Allora, queste sono le figlie di Piccolomo che parlano di Piccolomo. Stradina dove è stata ammazzata Lidia Macchi, lui rallentava, indicava e rideva. Qui è stata uccisa Lidia Macchi, ma bene, è un'amara e tristissima consolazione che lui va bene, adesso è in carcere con un ergastolo per la signora Molinari, ma secondo me bisogna andare molto molto a fondo. Guardi, perché noi sappiamo chi è lui, ma anche tutta Italia dovrebbe sapere chi è questo mostro qua. Ci vogliono, mi colpisce molto, immaginare a casa la reazione di sentire due figlie
A noi non è mai capitato. Scusate, avevo mutato il microfono, sennò c'è il rientro. Cioè, voglio... adesso non c'è niente di interessante dopo. Comunque, sì, incredibile, due figlie che accusano il padre. Certo, venivano minacciate di morte, voglio dire. Chiaro che minacciavano il padre. Comunque, sto rivalutando i miei genitori. Guarda, trattando casi crime c'è da rivalutare molto i genitori. Comunque sia, le figlie ovviamente non diranno questa cosa soltanto in TV, la dicono anche agli inquirenti e testimoniano che più e più volte loro padre aveva fatto menzione, no, di essere l'assassino di Lidia Macchi. Ma non si fermano qui gli indizi contro Piccolomo, poiché appunto esce un identikit fatto da tre donne che poco prima dell'omicidio ricordano di essere state molestate da un uomo con i baffi. E non so se avete visto Orange is the New Black, ma cazzo se Piccolomo non era porno baffo. Cioè, era un cazzo di porno baffo. Hanno fatto l'identikit, erano tutti molto simili. Questo è l'identikit che è venuto fuori. Boh, chi lo sa chi nel Varesotto ha molestato queste tre donne poco prima dell'omicidio di Lidia Macchi? Questo identikit chiaramente, come vedete, era molto simile effettivamente a Piccolomo, anche se probabilmente nella foto aveva assunto meno droghe, però è somigliante. E tra l'altro Piccolomo viene notato a bordo di un'auto bianca in quei giorni, quando anche ha molestato le altre persone. Quindi l'auto bianca effettivamente corrisponde. Grazie la viandante del reame. Mamma mia, ad altri tempi proprio arriva questa pulzella. Grazie mille per l'obolo. Comunque, altra prova a favore della colpevolezza di Piccolomo. L'uomo abitava a 500 metri dal luogo del delitto. Cioè, lui abitava a Caravate, veramente a 500 metri da dove è stata trovata Lidia. Inoltre, il corpo di Lidia, non so se vi ricordate, ma è stato trovato ricoperto da un cartone delle camerette per bambini. Quindi un cartone, no, da imballaggio per arredamento per camerette per bambini. Ecco che scopriamo che Piccolomo aveva all'epoca un bambino e l'anno prima gli aveva comprato una cameretta nuova e in più Piccolomo faceva l'imbianchino, quindi di cartoni ne usava che ne usava. E questa è un'altra prova di colpevolezza sua. Allora, vi vorrei leggere, tratto direttamente dalle fonti, vorrei leggere questa cosa testualmente perché mi piacerebbe farci un ragionamento con voi. L'assassino di Lidia l'aveva rivestita, perdendo tempo e rischiando di essere visto. Ah, scusatemi, questa è presa dalle fonti, è una analisi di un criminologo. Dice: l'assassino di Lidia l'aveva rivestita, perdendo tempo e rischiando di essere visto. Piccolomo in quel periodo era padre di un bambino e la moglie lavorava in ospedale facendo i turni di notte. Così era lui che si occupava di mettere a letto il figlio. Quindi lui era un mammo, praticamente. Probabilmente il gesto... Sentite, vi voglio concentrati! Probabilmente il gesto di rivestire Lidia è stato istintivo. Non di rado chi commette un delitto si tradisce in questo modo e fa delle cose che è abituato a fare in certi orari. Quindi hanno ritrovato Lidia rivestita perché lui alla stessa ora metteva a letto i bambini e gli rimboccava le coperte, quindi siccome alla stessa ora lui rimboccava le coperte ai figli, allora ha rivestito la ragazza che aveva appena stuprato e ucciso. Ah, ok, ma io non ho capito, cioè qua abbiamo i criminologi o le mammine pancine di sto cazzo? Perché, cioè, ma che cazzo di ragionamento è questo? Aiuto! si è confuso, esatto, cioè, si è confuso. Ha detto, cazzo, quest'ora devo mettere a letto i bambini, aspetta che stacco un attimo il cervello e mi distraggo, sai, ormai metto il pilota automatico, di solito rimbocco le coperte ai figli, aspetta che rimetto la maglietta alla tipa che ho appena stuprato e ucciso.
No, dai, va là. Sembra detto per ridere, io vi ho citato testualmente, trovate questa fonte, non ho scritto il nome del criminologo perché non volevo cadere poi nel fare i nomi, quindi non lo so nemmeno, però so che è un criminologo che ha scritto questa cosa e l'ho citata testualmente proprio perché mi aveva lasciata così, tipo, ma che cazzo state dicendo? Quindi diciamo che quest'ultima prova per me non ha senso, cioè la ricoperta, la rivestita perché a quell'ora rivestiva il bambino, no. I cartoni hanno senso, il fatto che lui fosse un imbianchino, avesse fatto la cameretta al bambino, quello ha senso. E il fatto che fosse un cazzo di stupratore seriale ha senso. Il fatto che fosse un cazzo di omicida ha senso. Il fatto che abitasse a 500 metri dal luogo in cui è stata trovata Lidia ha molto senso. Ma soprattutto senso il fatto che lui continuasse a ripetere e ripetere di essere l'assassino di Lidia. Ma cosa succede? Plot twistone incredibile. Il fatto che ha dei baffi ha senso. Esatto, dottorino. Esatto, esatto, esatto. Che cosa succede? Nel 2017 viene riesumato il corpo di Lidia Macchi per poter analizzare meglio dei reperti di DNA con le nuove tecnologie, con la nuova capacità scientifica delle scienze forensi. E quindi, cazzo, 2017, DNA si va alla grande. Per cui riescono a isolare un campione, anzi ben quattro formazioni pilifere nella zona pubica del corpo di Lidia. Quindi recuperano questi microframmenti piliferi che loro identificano come piliferi, quindi identificano ipoteticamente come peli pubici di un dello stupratore, no? E il problema è che però erano senza bulbo e guardandoli meglio non sembrano proprio peli pubici. Comunque stavamo parlando di peli pubici e cadaveri e quello che dicevamo è che facendo l'autopsia hanno trovato queste quattro formazioni pilifere che però erano senza bulbo e a un occhio diciamo più attento non sembravano poi effettivamente peli pubici. Ora, io sinceramente avrei voluto essere in quel laboratorio quel giorno in cui c'era uno che diceva: trovato quattro peli pubici nella zona pubblica del corpo, sono dell'assassino. Ma secondo me non sono pubblici. No, no, sono pubblici, guarda lì, fanno il ricciolino. Ma guarda, non è che fanno poi il ricciolino così bene. Poi magari, magari era Alessio lui, gli asiatici. No, però... C'è il bulbo? No, non c'è. È un pelo pubblico? È un capello? Non lo so, per me è pubblico, per me è un capello. Aspetta che guardo bene, i miei non sono così. Cioè, io mi immagino la scena dei tecnici che cercano di capire se è un pelo pubblico o è qualcos'altro. Comunque, secondo la loro ricostruzione, un baffetto, no? Era un baffetto, magari era un pelo del braccio, cioè... No? Comunque, sì, le ricostruzioni ne avete bisogno, Irmin, lo so che ne avete bisogno. Fatto sta che siccome l'hanno trovata nella zona pubblica del cadavere, hanno dato per scontato fossero peli pubblici, però non essendoci il bulbo, non somigliando, che poi voglio sapere anche che aspetto hanno i peli pubblici sostanzialmente di solito, però ok, erano quattro parti e potrebbe anche essere tranquillamente un capello che nel tempo, dopo 30 anni che un corpo sta nella bara con l'azione dei batteri e tutto il resto, magari questo capello si è spezzato in quattro parti ed è stato trovato lì. Il capello ha senso che ci sia, proprio perché non ci sto scassando, proprio perché potrebbe appartenere tranquillamente a delle persone che sono state a contatto col cadavere dopo che sono state fatte le analisi forensi. Parliamo di operatori dell'obitorio o persino persone che hanno lavorato alle pompe funebri, che l'hanno rivestita, che l'hanno sistemata. Cioè, sapete quante persone effettivamente potrebbero aver perso capelli o peli inavvertitamente su questo corpo? Quindi ci sta. Ho capito come fa questo capello a rimanere lì. Come fa a rimanere lì? Allora, se una persona viene sepolta
prima che venga sepolta fanno delle azioni sul suo corpo, come effettivamente sistemarla, e cade un capello a un operatore delle pompe funebri o comunque altra persona, il capello si poggia nella zona del cadavere e nel giro di 30 anni la vita di questo capello può cambiare. Come vi ho detto, insomma, c'è questo pelo, lo indagano e questi frammenti piliferi li indagano, riescono a isolare un DNA, ma guarda caso questo DNA non corrisponde a Piccolomo. Risultato? Allora Piccolomo è innocente. Aspetta un quel, cosa? E tutti gli altri indizi? Cioè, lo vedete come la prova scientifica deve sempre smontare tutto, quando effettivamente la prova scientifica di base, cioè, è scientifico che su quel pelo c'era quel DNA che non è quello di Piccolomo, ma poteva anche essere quello dell'agente funebre. Cioè, ok, scagionato da ogni accusa, il DNA non era il suo, a posto. Ora, io qui sinceramente mi insorgo, ci rimango di merda e vi dico che secondo me c'era da fare qualche indagine in più su questo Piccolomo. Perché è vero che lui era già in carcere, quindi non suscitava l'interesse di sbattere il mostro in prima pagina, perché tanto già aveva un ergastolo per la morte del delitto delle mani mozzate. Ma cazzo, perché? Cioè, abbandonare così una pista quando c'erano un sacco di indizi su di lui, quando le figlie insistevano per indagare su di lui, ma perché quei quattro pezzi di pelo non erano i suoi, allora è innocente. No, ma andiamo avanti a ragionare così, a posto. Bene, non vi ho detto una cosa, quindi torniamo un attimo indietro nel tempo, avvolgiamo la nostra memoria, torniamo al 10 gennaio del 1987, vi ricordo che Lidia viene uccisa il 5 gennaio, il 7 gennaio ritrovano il corpo, il 10 gennaio ci sono i funerali, partecipatissimi, strazianti ovviamente, per la famiglia Macchi. E quello stesso giorno, una volta tornati a casa dopo la cerimonia funebre, si ritrovano pieni di lettere, perché poi loro erano effettivamente pieni di lettere, di cordoglio, di vicinanza da parte della popolazione italiana, che comunque scriveva loro anche solo per manifestare una vicinanza. E c'erano alcune lettere anche non firmate, ma in particolare una lettera anonima ha inquietato la famiglia Mac. Una lettera che loro ricevettero all'epoca e consegnarono immediatamente alla procura, ma non fu tenuta in considerazione all'epoca proprio perché sembrava un niente di che. Però dopo che Piccolomo è stato scagionato, viene fuori una persona che comincia a insistere su questa lettera e poi vi dirò, ma intanto leggiamola, intanto andiamo a capire che cosa conteneva. Che casino che sto facendo qua, ma va là, allora, ok. Che cosa conteneva questa lettera? Allora, questa è la lettera che arriva a casa Macchi, la morte di un'amica, non è firmata, in morte di un'amica. La morte urla contro il suo destino. Ah, piccolo appunto, drizzate le antenne, fate caso alle citazioni evangeliche. Vi dicevo, fate attenzione alle cheat religiose o evangeliche che riuscite a cogliere in un modo o nell'altro. La morte urla contro il suo destino, grida di orrore per essere morte, orrenda censura, strazio di carni. La morte grida e grida l'uomo della croce, rifiuto, grande rifiuto. Dove sono arrivata? Vabbè, io non ve la faccio vedere tutta, ve la leggo tutta, ma vi faccio vedere quella parte lì. La lotta, la guerra di sempre e la madre, la tenera madre, coi fratelli in pianto. Perché io, perché tu, perché in questa notte di gelo, che le stelle son così belle, il corpo offeso, velo di tempio strappato, giace. Come puoi rimanere appeso al legno, in nome della giustizia, nel nome dell'uomo, nel nome del rispetto
fatto per l'uomo, passi da noi il calice. Ma la tetra signora grida alte le sue ragioni. Consumatum est, questo lo scotto dell'antichissimo errore. E tu, agnello senza macchia, e tu, agnello purificato, che pieghi il capo, timoroso e docile, agnello sacrificato, che nulla strepiti, non un lamento. Eppure un suono persiste, una brezza, ristoro alle nostre aride valli, in questa notte di pianti. Nel nome di lui, di colui che ci ha preceduti, crocifissa, sospesa a due travi, nel nome del Padre sia la tua volontà. Sipario. Ok, allora, io devo dire che questo poeta maledetto... cioè, è bravo, scrive bene, su questo scrive bene e non abbiamo dubbi. Però chiaramente una lettera di questo tipo, non firmata, anonima, lasciata il giorno dei funerali a casa della famiglia, di certo non lascia la famiglia in uno stato sereno, anzi tutt'altro. E infatti loro inizialmente avevano... esatto, Micio morto. Avevano chiamato le forze dell'ordine, avevano portato in procura questo documento, ma gli investigatori non gli avevano dato nessun credito. Ma mentre ancora si scagionava col DNA il nostro piccolo uomo, nel frattempo, nel 2015, la signora Patrizia Bianchi sta guardando Quarto Grado. E a Quarto Grado, siccome tante volte piace non rimestare cose vecchie, eccetera, facevano vedere questa lettera anonima. La signora Patrizia ha un'epifania, appena la vede si dice cazzo, ma quella è la calligrafia di quel tipo là che era mio amico una volta. E quindi c'ha questa epifania, tira fuori delle vecchie cartoline e dice è la sua calligrafia, è lui, è Stefano Binda. E Stefano Binda ha passato le pene dell'inferno, perché questa Patrizia Bianchi ha riconosciuto la sua scrittura nella scrittura della lettera anonima. E voi direte, mi immagino, sì, ok, ma perché? Cioè, la domanda da farsi è, ok, anche se lui ha scritto questa lettera, cosa significa? Cioè... Perché io ve l'ho letta e ve l'ho letta apposta perché voglio che voi capiate come possa essere possibile che questa lettera sicuramente l'ha scritta l'assassino. È una lettera inquietante, è una lettera strana, ma perché deve averla scritta l'assassino per forza? Ma adesso ci arriviamo, con calma ci arriviamo. Comunque questa lettera anonima, il fatto che lei abbia riconosciuto la calligrafia, fa impazzire gli inquirenti, che abbandonano immediatamente la pista Piccolomo, che è ormai pista vecchia, pure già in carcere, non fa tendenza. Quindi wow, abbiamo un nuovo innocente, mai sospettato prima, una faccia nuova, insospettabile, poi neanche ve lo sto a dire, l'era anche un drughe, quindi l'allero, yeah, la follia, finalmente abbiamo un mostro da sbattere in prima pagina, il nostro povero Stefano Binda. Vi dico Stefano Binda perché alla fine risulta poi essere innocente. Come vedete qua, turbato molto dagli avvenimenti, mentre è in tribunale. Comunque, all'epoca dei fatti, Stefano Binda era un coetaneo di Lidia, era un suo compagno del liceo. Conosceva Lidia, a suo dire, almeno superficialmente, per via del liceo, per il gruppo di CL, dove appunto lui era uno dei leader del gruppo Scout. Non erano amici intimi, si conoscevano perché frequentavano questi due ambienti in comune. Perché il processo mediatico fa molto più presa del processo reale, perché la gente chiaramente sta sul divano a guardare quello che gli viene detto, così papà, come l'uccellino che aspetta il mangime masticato dalla mamma. E quindi chiaramente fa molta più presa il processo mediatico. Lui appunto semplicemente era una persona che la conosceva superficialmente. Il 15 gennaio 2016... inaspettatamente, plot twist assurdo, Stefano Binda viene arrestato. Tra l'altro ho sentito un ragazzo di voi che mi segue, tra l'altro ciao carissimo, è stato un piacere,
È stato arrestato per una lettera inquietante. Esatto, esatto, Diego. Sì, tanto per dirvi che brancolavano nel buio e non sapevano che pesci prendere, quindi prendiamo il primo che luccica. Ho parlato con un ragazzo che mi segue, che era allievo, no, diciamo, di questo Stefano Binda, che lo conosceva come il Doc, e mi ha detto, quando è stato arrestato, cioè da un giorno all'altro, nessuno tra l'altro conosceva nemmeno la storia, perché erano passati 30 anni, quindi molti di loro nemmeno sapevano chi fosse questa Lidia Macchi, e si vedono il Doc arrestato da un giorno all'altro dopo 30 anni, così, una persona tranquillissima. Comunque, casa sua ovviamente viene perquisita e gli inquirenti trovano alcuni manoscritti che effettivamente combaciavano con le cartoline che Patrizia aveva consegnato agli inquirenti come prova del fatto che lei avesse appunto riconosciuto la calligrafia di questo suo vecchio amico. Tra l'altro hanno intercettato la famiglia Binda e durante una telefonata della sorella di Stefano hanno sentito che lei si confidava con un'amica dicendole: anche io quando ho visto la puntata di Quarto Grado ho pensato che quella fosse la calligrafia di Stefano. Ok, ok, cioè in realtà fin qui tutto bene. Poi c'erano altre cose effettivamente a favore della colpevolezza di Stefano. Lui tra l'altro guidava una macchina bianca come quella descritta appunto dalla testimone che guardava dalla finestra dell'ospedale. E poi c'è una cosa in particolare che lo rende il sospettato numero uno: l'era un drughè. L'era stato un drughè. Cioè, la sua famiglia, peraltro, che era una famiglia da bene, in qualche modo, come farebbero tutte le famiglie, cercava di nascondere la tossicodipendenza del figlio. Quindi, siccome lui dal 1993 al 1995 è stato in una comunità per disintossicarsi dall'eroina, i familiari hanno nascosto questa cosa dicendo che lui in realtà era andato a lavorare altrove. Questa è sempre la fonte del mio follower, che ringrazio ancora infinitamente per avermi parlato di questo caso a cui lui era vicino, appunto, a Stefano. Comunque, questo suo passato di tossicodipendenza dà, come dire, quella marcia in più che mancava per poter pensare che fosse effettivamente lui il colpevole. Verificano l'alibi di Binda, gli chiedono: ma dove eri tu il 5 gennaio tra le 20:30 e le 21:30? Di 30 anni fa? Guardi, cioè, io se mi fanno una domanda di questo tipo, io dico: ragazzi, guardi, mi dica lei dov'era lei 30 anni fa? No, perché così ci facciamo un'idea, cioè non è che io non mi ricordo manco cosa ho mangiato ieri, cioè, cosa vuoi che le dica, per Dio. Comunque lui ricorda di essere stato a una festa vacanza dall'1 al 6 gennaio con i GS, cioè Gioventù Studentesca. Interrogheranno 50 persone che parteciparono a questa festa e nessuno di loro ricordava di aver visto Binda. Quindi effettivamente i sospetti cominciano a essere tantini. Cavoli, anche il suo alibi trentennale non regge. Comunque, cosa succede al nostro Stefano? Il 24 aprile del 2000... Oggi non so parlare. Il 24 aprile del 2018 Stefano Binda viene condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio aggravato da crudeltà nei confronti di Lidia Macchi. Ma sentite bene, sentite bene. Per i giudici che hanno sentenziato la sua colpevolezza, qual era la prova regina? La lettera! Cioè, loro hanno fatto valere questo sillogismo: l'autore della lettera è l'assassino. Errore. L'autore della lettera è Binda. Binda è l'assassino. Peccato che questo sillogismo si basi su una base di merda. Cioè, l'autore della lettera è l'assassino. Dove? Scusate, dove? Cioè, io ve l'ho letta sta lettera. No, non mi pare, a parte uno che si credeva sto cazzo e poeta maledetto di sta minchia, con fanatismi religiosi annessi. Ma loro scrivono, e cito testuale: la lettera, dicono i giudici, i giudici che gli danno l'ergastolo,
Lui c'è stato 2 anni in ergastolo. Scusate, è stato 2 anni in carcere. 2 anni di ergastolo, incredibile, avevi vita breve. Dicono, la lettera, per il forte simbolismo che contiene, non è da considerarsi una semplice poesia, ma contiene certe descrizioni e il riferimento a particolari che soltanto l'assassino poteva conoscere. Il 10 di gennaio era già stata droppata l'informazione di come lei fosse stata uccisa e anche del movente possibile stupro, possibile sua difesa da uno stupro. Ora, torniamo alla nostra lettera, riguardiamola. Quali cose che ha scritto poteva sapere solo l'assassino? Esattamente. La morte urla contro il suo destino, grida di orrore per essere morte. Ehi, una che è stata uccisa. Orrenda strazio di carni. Ecco, strazio di carni, hanno detto. Come faceva lui a sapere che era stata straziata nelle carni? Oh, hanno detto che era piena di 29 coltellate, vittima di stupro. Direi il minimo. La morte grida l'uomo della croce, parla di Dio, rifiuto, il grande rifiuto. Ah, allora è l'assassino, perché solo l'assassino poteva sapere che lei è stata uccisa per aver rifiutato uno stupro. Errore, in realtà questo movente era già stato droppato dai media, quindi si sapeva già che poteva essere quello il movente e la motivazione, insomma, del suo omicidio. La lotta, la guerra di sempre. Ecco, qui c'è un errore. L'assassino compie un errore. L'assassino non sa come ne sono andate le cose, perché la lotta non c'è stata, lei non si è difesa. Quindi, ma andiamo avanti. E la madre, la tenera madre, coi fratelli in aiuto. Perché io, perché tu, forse era innamorato, ma non mi sembra l'assassino. Perché in questa notte di gelo, ah, vedete che sapeva che era freddo, hanno detto i giudici. Ha scritto notte di gelo, sapeva che era freddo. Cazzo, era gennaio, a Varese, perché non sia freddo. Che le stelle sono così belle. Sapeva che le stelle erano belle. Era lì allora per sapere che le stelle erano belle. Lui era lì, che cazzo. Che le stelle sono così belle. Il corpo offeso, velo di tempio strappato giace. E anche qui hanno detto, vede, perché lei è stata stuprata, quindi velo strappato. Però lei era anche stata rivestita. L'assassino ne sapeva una di meno allora. Come puoi rimanere appeso al legno in nome della giustizia, nel nome dell'uomo, nel nome del rispetto per l'uomo? Passi dunque il calice. Vabbè, vaneggi, ok, vaneggi. Ma la tetra signora grida alte le sue ragioni. Consumatum est. Questo consumatum est, anche questo dai giudici è stato preso come prova. Perché lui sapeva che hanno consumato. Sì, ma lo avevano detto anche i giornali. Comunque, questo lo scotto dell'antichissimo errore. Cioè, ehi, si è concessa, maledetta, che ha tradito il suo patto di verginità. Questo lo scotto dell'antichissimo errore. E tu, agnello senza macchia, e tu, agnello purificato, sapeva che era vergine, lo so, sì, non lo sapeva, perché sicuramente l'ha capito facendolo. No, l'hanno detto i giornali. Che pieghi il capo, timoroso e docile. Allora vedete, sapeva, qui l'assassino sapeva che lei non si è ribellata. Sì, ok, ma torniamo un attimo su dove diceva che invece si era ribellata, la lotta, l'immensa lotta. Quindi o l'assassino è ubriaco, quindi prendiamo solo le cose che ci fanno comodo, o non saprei. Comunque, che nulla strepiti, non un lamento. Perfetto, non si è difesa. Eppure un suono persiste, una brezza ristoro, aride valli in questa notte di pianti. Nel nome di lui, di colui che ci ha preceduti, crocifissa, sospesa a 2 travi. Nel nome del padre, non era sospesa a 2 travi, era per terra, poverina, con la faccia per terra. Io, sinceramente, qui, io non... Non so che di cosa si erano fatti i giudici per dire una cosa del genere. Allora, che la lettera l'abbia scritta lui o no è ancora un mistero, perché lui non ha mai ammesso di aver scritto questa lettera. Ma se anche l'avesse scritta lui, non è una prova. Cioè, non è una prova della sua colpevolezza. Perché non è certo, come hanno detto i giudici di primo grado, che la lettera l'ha scritta l'assassino. Come fai a dire che la lettera è stata scritta per forza dall'assassino? Perché
descrizioni e riferimenti a particolari che soltanto l'assassino poteva conoscere. L'abbiamo riletta insieme, ditemi cosa ne pensate. Comunque, durante il processo di primo grado, per cui lui è stato condannato, colpevole di omicidio, ergastolo e via, interverrà anche un avvocato che in realtà li è in veste di testimone, tale Pier Giorgio Vittorini, che dirà testuali parole, riporto: è successo che un uomo, del quale non posso fare il nome, si è presentato alla porta del mio studio dicendomi che la lettera l'ha pensata, scritta e spedita lui. Quest'uomo, che ha moglie, figli e un alto livello culturale, non conosceva né Lidia né la famiglia Macchi. Credibile, perché effettivamente tutto quello che ha scritto poteva prenderlo dai giornali. Scrisse la lettera per testimoniare loro vicinanza attraverso la preghiera. Ora vuole rimanere anonimo perché teme il coinvolgimento nel processo. Ora, può essere una cagata, perché noi pensiamo: ah vabbè, ma verba volant. Certo, stiamo parlando di un avvocato che testimonia sotto giuramento durante un processo per omicidio. Diventa un po' più difficile. Cioè, non stiamo parlando della tizia che mangia il microfono a un giorno in pretura. Cioè, stiamo parlando di un avvocato che ci rimette pure la carriera. E voi lo sapete che gli avvocati ci tengono la loro carriera. Quindi, possiamo dire che questa calligrafia è un sacco generica? Penso di riuscire. Appunto, tra l'altro, regola numero uno della grafologia: non si fanno perizie sullo stampato, sullo stampatello. Ci siamo già detti tutto. Ci siamo già detti. Anche perché sì, l'avevano fatta la perizia ed era risultata sua la scrittura. Ma non io, la prima cosa che ho studiato, quando ho studiato poi poco perché c'era giusto un trafiletto, ma la prima cosa che dicevano sul capitolo della grafologia era: sullo stampatello non puoi fare un'analisi grafologica. Quindi, poi magari io ho studiato sui libri sbagliati, però mi ricordo questo. I peli, qualcuno pensi ai peli, esatto. Comunque, questa deposizione di questo avvocato, siccome il tizio di cui parla rimane anonimo, non viene presa in gran considerazione. Ripeto, anche io non è che la prenda in gran considerazione, però fa specie che il testimone non sia uno a caso, ma sia un avvocato che nei tribunali ci bazzica e che sicuramente di apparire come bugiardo e che dice fa sta testimonianza non è proprio duopo, ecco, per un avvocato. Beh, fortunatamente dopo 2 anni, no, questo qui va in carcere con l'ergastolo 2 anni, ma ci sarà a luglio del 2019 la sentenza d'appello che ribalta completamente la sentenza di primo grado. Il 24 luglio 2019 la Corte d'Assise d'Appello di Milano assolve Binda da tutte le accuse, quindi ordina l'immediata scarcerazione, Binda è libero. Come un fringuello o altresì come una scoreggia. Perché hanno pensato che le conclusioni dei giudici del processo di primo grado non avessero senso? Per molti e molti e molti motivi, che adesso vi elenco. Grazie alla Corte d'Appello, infatti. La busta con la quale è stata inviata questa lettera reca il timbro dell'ufficio postale di Varese Centro, del 9 gennaio 1987 alle ore 16. Il corpo di Lidia, se vi ricordate, è stato trovato in mattinata del 7 di gennaio e molte notizie erano già girate. Chiaramente non erano scesi nei dettagli, ma tutto quello che conteneva quella lettera, come vi dicevo prima, era contenuto tranquillamente in tutti gli articoli. In particolare un articolo di Repubblica è stato citato poiché c'erano delle frasi prese paro paro, c'erano delle parole proprio prese da questo articolo di Repubblica. Rudy Guédé è uscito come il suo stronzo quel giorno. Comunque, scusate, ma io ogni tanto sono stata dall'altra. Perdonatemi, guardatevi le interviste a Sollecito, poi capirete. Comunque,
Va bene, questa cosa ve l'avevo già detta. C'è un altro indizio che in primo grado era stato utilizzato contro il nostro Stefano Binda. Ovvero, nella borsetta di Lidia, quando lei è stata trovata cadavere, c'era un foglietto con sopra una poesia. E la poesia era: verrà la morte e avrai i tuoi occhi, di Cesare Pavese. E io qui ho i brividi. Uno, perché sembra una cazzo di premonizione macabra e paranormale all'interno della sua borsetta, o non tanto paranormale, magari lasciata da un killer sadico che voleva anche fare il poeta maledetto. E un po' perché è stata una delle prime poesie che io ho recitato in tutta la mia vita. Quando studiavo recitazione mi piaceva moltissimo la recitazione poetica. E quindi è stata una delle prime poesie con le quali ho fatto un provino. Comunque, Pavese l'assassino, no, dottorino, no. Pavese è un poeta che ha scritto anche questa poesia. Patrizia Bianchi, la stessa che aveva riconosciuto la scrittura quando hanno fatto vedere la lettera a quarto grado, dirà: oh, questa poesia era il cavallo di battaglia di Binda all'epoca del liceo, quindi sicuramente lui c'entra. Raga, questo era anche il mio cavallo di battaglia, ci andavo al provino, cioè allora so io l'assassina di Lidia Macchi perché c'ho il cavallo di battaglia di questa poesia qua, cioè non ha senso comunque. Beh, in appello hanno smontato questa tesi dicendo che questa poesia era usata sistematicamente all'interno del sistema pedagogico di Comunione e Liberazione di CL e che CL vedeva all'epoca in Pavese un grande riferimento culturale e quindi lo davano da studiare effettivamente ai loro adepti, allievi. Intanto mi confondo con le sette, capite? Comunque, un altro elemento con il quale Binda è stato accusato in primo grado, elemento che è stato considerato di grande importanza, è la personalità di Binda, poiché lui era strano. E raga, lo sapete che se siete strani siete assassini, quindi mi raccomando, act normally, sempre, sempre fate finta di essere normali, perché qua veramente... Lo descrivono, pensate come lo descrivono, che fantasia che hanno questi. Vi cito testualmente quello che scrivono i giudici in primo grado quando l'hanno condannato. La doppia faccia di Binda, il dottor Jekyll e Mr. Hyde. Da una parte il brillante studente, leader locale di Comunione e Liberazione, fervente cattolico molto apprezzato negli ambienti accademici, un dottorato in filosofia politica all'Università di Pisa e l'attività teatrale. Dall'altra il poeta maledetto, il personaggio baudelairiano, il vizioso manipolatore, misogino, sapiente sfruttatore della propria superiorità culturale e intellettiva che affascinava le ragazze, dedito anche alla prostituzione maschile per procurarsi la droga. Cosa c'entra? Ah, io mi incazzo! Scusate, ma io insorgo! Cosa vuol dire? Cosa vuol dire dedito alla prostituzione maschile? Cos'è? È un aggravante? È un indizio del fatto che lui sia un assassino? Il fatto che dava via il culo per pagarsi la droga? Grazie Anna, ne avevo bisogno. Grazie, scusate. Bugiardo per condizione, capito? Sto drughe di merda, no? Bugiardo per condizione. Tossico dipendente narcisista con discontrollo comportamentale, senza un vero e proprio lavoro. Ah, sei un disoccupato, fai un lavoro che non è proprio un vero e proprio lavoro, sei un assassino. Ah, che bello sentire queste cose, proprio bello, raga, bello. Ho bisogno del mio apaca, il mio alpaca. È un drogato, no? È un drughè, quindi sicuramente è anche un depravato, una persona orribile che fa tutte queste cose. Scusate, ho dato dei pugni, mi sono incastrata, sicuramente vi ho tolto i timpani, infatti molti di voi sono fuggiti. E io, sì, sei un assassino.
Allora, in appello giustamente hanno detto che questa impostazione era inaccettabile, poiché sarebbe stato come dire: non vi è prova che Binda abbia ucciso, ma visto il personaggio avrebbe certamente potuto farlo. Grazie, giudici dell'appello, che avete almeno un po' di sale in zucca. Comunque, secondo... adesso c'è la parte del movente da discutere. Il movente, secondo la ricostruzione dei giudici di primo grado, era questo, cioè la ricostruzione con anche il movente. Stefano avrebbe raggiunto Lidia al parcheggio dell'ospedale, sarebbe quindi salito sulla macchina di Lidia in vista della loro conoscenza e poi i due si sarebbero appartati in quel boschetto dove appunto è stato trovato il cadavere di Lidia. Non si sa se appartati per volontà o contro la volontà di Lidia, ma si sono appartati. Poi Binda avrebbe violentato Lidia, che si sarebbe difesa o rifiutata, quindi lui l'avrebbe poi uccisa. Ma attenzione, il movente in primo grado è molto più cervellotico di così. Cioè loro dicono sì, che lui prima ha avuto un rapporto sessuale con lei e poi l'ha uccisa. Ma il movente di questa uccisione non era il classico movente sadico sessuale, ma siccome lui è molto religioso e ci tiene alla castità, e anche lei è molto religiosa e ci tiene alla castità, lei però era troppo sessuale per lui, lo ha colto in tentazione come Satana, come il serpente nell'Eden. Andiamo avanti. Il discorso qui è che lui avrebbe ucciso Lidia perché alla fine del rapporto sessuale, avvenuto quindi consensualmente, lui si sarebbe sentito tradito da lei perché lei ha, uno, infranto il suo patto di castità e quindi lui l'ha ipersvalutata vedendola che non era quella che lui pensava che fosse, e secondo luogo, soprattutto, lei lo aveva tratto in tentazione come il serpente, no? Come Satana, e quindi lui aveva ceduto a questa tentazione perdendo anche lui la sua verginità e quindi a questo punto uccidendola, poiché lei è stata così cattiva da spingerlo a scopare. Leggo testualmente: ha inteso distruggere la donna considerata la causa di un rapporto sessuale vissuto come tradimento del proprio ossessivo e delirante credo religioso, tradimento da purificarsi con la morte. Lidia sarebbe stata uccisa perché colpevole di averlo indotto a trasgredire i suoi principi morali. Ma ottima osservazione, exequatur, ottima osservazione. Perché prima i giudici di primo grado, sono sempre loro, dicono che lui faceva prostituzione maschile, no, per procurarsi la droga. Poi però dicono che il movente dell'omicidio è che lei lo ha tratto in tentazione a consumare questo rapporto sessuale che lui poi è stato spinto a trasgredire. C'è un po' di opposizione in questo maschilismo, esatto Lolita, esatto. Mi piacerebbe anche poter dire erano altri tempi, ma ahimè era il 2018, quindi no, non erano altri tempi. Vabbè, in appello, insomma, tutti questi discorsi sul movente hanno detto: raga, non ha senso, sono congetture, nonsense, a posto così. E manca un elemento fondamentale però. E qui, preparatevi al trigger, perché adesso vi siete triggerati, adesso c'è da triggerarsi vero, ma serio. Cosa manca in tutte queste prove che avrebbero dovuto essere a carico di Binda perché lui sia l'omicida? Vi ricordate che Don Antonio ha fatto un test? Ha fatto un test del DNA proprio perché avevano il DNA dell'assassino, cioè il DNA dell'assassino era stato isolato, ce l'avevano. E l'ho detto al passato per un motivo. Manca un elemento fondamentale, il confronto del DNA dell'imputato con quello dell'assassino che avrebbe tagliato la testa al toro. Perché non l'hanno fatto? Perché lui si sarebbe anche risparmiato 2 anni di galera, no? Come mai non l'hanno fatto? Io vorrei che voi vi faceste una fantasia. Lo hanno perso? Lo hanno perso, ma non lo hanno perso per un errore. Lo hanno perso perché...
lo hanno buttato. Hanno cestinato i vetrini contenenti le tracce biologiche dell'assassino di Lidia Macchi, poiché non c'era più spazio nell'ufficio corpi di reato. Cioè, hanno buttato i vetrini dell'assassino di un cold case, di un cazzo di caso irrisolto, con cui sappiamo che ogni anno le tecnologie avanzano, quindi finché il caso è irrisolto, per Dio, le prove le devi conservare. Cazzo! Anche quando è risolto, ma soprattutto quando è irrisolto. Li hanno buttati. Cioè, li hanno buttati. Questa è come mia mamma quando fa il ripulisti in casa, che dice... Oggi devo fare le pulizie e butto via tutto. Cazzo, non trovi più niente. Dopo ho buttato via anche il frullatore, a momenti la macchina del caffè, ha buttato via tutto. Uguale, così si svegliano un giorno e dicono buttiamo via tutto. Cioè, verrebbe da bestemmiare. No, ma bestemmiate, perché mi avete tutto il diritto. E come lavora? In realtà io credo che ci siano dei protocolli per cui si comportano in questo modo, ma il problema non è tanto loro che un giorno si svegliano e buttano via le cose, è che esistono dei protocolli che permettono loro di buttare via ste cose, come con Bossetti. No, qui no, forse qui è un po' meno peggio, cioè qui la prova non c'era, hanno ammesso che non c'era. Con Bossetti avrebbero dovuto farlo e non l'hanno fatto. Comunque, tutto è bene quel che finisce bene, perché il 27 gennaio 2021 la Corte di Cassazione La Corte di Cassazione ha confermato l'assoluzione di Binda, che è attualmente un uomo libero e non ha macchia sul suo curriculum penale. E il problema è che sempre quella persona con cui ho parlato della nostra community, che conosce Stefano, mi ha riportato che effettivamente dopo gli anni che ha passato in galera, per quanto la Cassazione lo abbia reso libero, lo abbia assolto in tutto e per tutto e ufficialmente è una persona innocente, questa cosa gli ha rovinato la vita. Non è più lui, è visibilmente depresso, spento, affievolito. Ora, niente di meno, cioè cosa ci aspettiamo? Non è che si può pensare di infilare in galera un innocente e poi pensarci dopo a se tanto era innocente o meno. Tu intanto hai rovinato la vita a una persona che non gli hai rovinato solo quei 2 anni in cui è stato dentro, gli hai rovinato tutta l'intera esistenza. E questo è successo sicuramente anche a Don Antonio. Ed è succede sempre ogni volta che c'è un sospettato sul quale si concentrano. E questa cosa viene fatta fin troppo spesso e non si pensa mai che non è che una volta uscito di galera siamo tutti a posto, bella, come fosse successo niente. Le conseguenze si pagano anche quando non era colpa tua.